Dottoressa Bastioli, l'Italia ha una grande tradizione nel mondo della chimica, sono tanti anni che si lavora alla chimica verde, ma è un argomento che il pubblico sta scoprendo, a volte anche in modo un po' controverso, soltanto negli ultimi anni. Dunque, abbiamo fatto moltissimo, l'Italia è penso il driver dell'Europa in questo settore. Oggi abbiamo investimenti dell'ordine di 500 milioni di euro in nuovi impianti primi al mondo in siti deindustrializzati, degli investimenti molto significativi in ricerca, dell'ordine di parecchie centinaia di milioni di euro. Abbiamo di addetti circa 4.000 persone che lavorano in questo settore, impieghiamo persone di altissimo profilo e quindi i ricercatori fondamentalmente. E la cosa fondamentale non è soltanto chimica, è anche un modello diverso di economia che si riradica nei territori cercando di creare una connessione tra economia e società. Quindi una sfida enorme, una sfida che oggi a livello europeo si parla infatti di Circular Economy Package, si parla di strategia della bioeconomy, ecco l'Italia è molto avanzata in questo e credo che sia molto importante che le persone non solo lo sappiano, ma partecipino a questa grande piattaforma che può veramente cambiare non solo il paese, ma anche la logica dell'economia stessa. È un percorso comune che deve portare a una comune sensibilità in questi temi, partendo da materie prime rinnovabili, da materie prime vegetali che possono essere scarti, si può riradicare nel territorio anche le filiere delle materie prime.